È un progetto importantissimo che è partito nel 2017, purtroppo ancora ad oggi non vediamo la prima pietra. Devo dire che però nell'ultimo anno è stato fatto un passaggio importante, la Regione Marche ha presentato il progetto all'urbanistica, quindi è stato approvato in maniera definitiva per la terza approvazione la variante urbanistica in via Vattielli, che prevede la possibilità di realizzare un centro di circa 1200 metri quadrati. Adesso ho presentato un'ulteriore interrogazione dove chiedo appunto la Regione, che ormai non ci sono più scuse, il Comune ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso è importante che la Regione porti avanti il progetto definitivo per poi appaltare i lavori e quindi iniziare a fare questo benedetto centro che è atteso non soprattutto dalle tante famiglie che hanno, come dire, parenti colpite d'autismo. Ricordo che questo centro avrà la possibilità di accogliere almeno 18 persone in più rispetto alle varie attività che già oggi ci sono, e sarà un centro residenziale, un centro diurno e anche un centro sollievo. Una risposta molto importante, soprattutto un'area individuata in mezzo a un contesto sociale, cioè abitato, quindi ci sarà anche la possibilità di un'integrazione sociale con quelli che sono i residenti che vivono in quella zona.